c'è condivisione piena sulle modalità e sulla necessità di essere rigorosi, attenti, specialmente su quei punti che sono stati spiegati nel comunicato stampa che è uscito, quindi lavoro, giovani, pensioni, tasse, sanità, questi sono gli argomenti che costano, che ai cittadini diciamo sono necessari per guardare avanti. Niente misure ad effetto, è stata chiara la Premier Giorgia Meloni che nelle scorse ore ha incontrato i capigruppo dei partiti di maggioranza. Sarà una finanziaria complessa, anzi un anno complesso, ma la scriveremo sapendo che governeremo per altri 4 anni. Le priorità per ora restano taglio del cuneo fiscale, pensioni minime, agevolazione alle imprese e sanità. Concentriamo le risorse per aiutare le imprese, il tema è la crescita. Il rendere strutturale il cuneo fiscale, 7% strutturale di diminuzione, mi sembra una grande conquista. È fondamentale la proroga dell'assegno unico nei confronti delle famiglie e bisogna poi intervenire anche rispetto alle imprese, quindi andare nel senso della crescita, perché senza crescita non si possono produrre nuovi posti di lavoro. Allo studio dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, parallelamente alla legge di bilancio, ci sono nuovi sostegni contro il caro bollette, bonus benzina contro il caro carburanti e un'ulteriore stretta sul super bonus, mantenendo i cantieri già esistenti. Il quadro della manovra, comunque, sarà più chiaro nelle prossime settimane, in attesa di capire se ci sono eventuali spazi di trattativa sul deficit con Bruxelles che potrebbero liberare altre risorse. Che soldi non ci siano non è che soldi si inventano, ci sono dei fondi che il governo sta recuperando per fare in modo di dare le risposte dal cuneo fiscale alle pensioni minime e bonus dell'annualità che gli italiani aspettano. Dare delle cifre sarebbe scorretto, ingenererebbe un'inutile corsa a panettiere e bianderine, quindi seriamente il governo sta mettendo insieme le risorse e adesso poi vedremo come spenderle.